Gli misi il guinzaglio e lo portai fuori, nel boschetto, accanto a casa mia. Appena fui abbastanza lontana, legai il guinzaglio a un albero, in modo da non far scappare il cane. Subito dopo presi il coltello e gli diedi una coltellata in gola, stando attenta a non sporcarmi i vestiti. C'era sangue ovunque. Era bellissimo. Ero spaventata, ma allo stesso tempo mi sentivo potente. Capace di tutto. Per la prima volta in vita mia mi sentivo forte. Nascosi il cadavere del cane e il coltello dietro un cespuglio. Tanto ero sicura che nessuno l'avrebbe mai trovato, visto che il bosco era abbastanza grande. Tornai a casa e lasciai la porta un po' aperta, in modo da far credere a Carla e a mia madre di essermi scordata di chiuderla e che il Chihuahua fosse scappato. Il piano funzionò alla perfezione. Ovviamente mia madre e Carl erano arrabbiati con me per aver fatto scappare via il cane, ma non me ne importava. Ero troppo soddisfatta di averlo ucciso senza che nessuno se ne accorgesse. Il tempo passò e John diventava sempre il mio unico pensiero. Era il mio migliore amico. Avrei dato la vita per lui. Era l'unico con cui parlavo, con cui confidavo i miei segreti e le mie paure. E se andavo avanti, era soltanto per lui. Ma 4 giorni dopo il mio 18° compleanno, Carl ebbe un incidente con la macchina. Insieme a lui c'era pure John. Carl se la cavò con qualche graffio e una gamba rotta, mentre John subì ferite molto gravi. Gli feci visita in ospedale. Stavo malissimo. Ero depressa. E quando mi vide in quello stato, mi disse di non avere paura e che tutto si sarebbe sistemato. Quelle furono le sue ultime parole. 3 giorni dopo, morì in ospedale a causa di un'infezione. Non potevo crederci. Avevo perso la mia unica ragione di vita. Provavo ancora più odio verso Carl. Se John non era più accanto a me, era soltanto per colpa sua. Se non sorridevo più, era soltanto colpa sua. Se avevo perso speranze, era tutta colpa sua. Lo odiavo. Volevo farlo soffrire. Volevo farlo stare male. Ma dopo tutto, la vendetta è un piatto che va servito freddo, no?